benissimo, benissimo. Silenzio in aula, porca. Calmo. Oh. Veramente il giudice non stava parlando. Palla. Ma io dico, ma se uno bestemmia in aula, con davanti un crocefisso, dovrebbe essere allontanato immediatamente, in quanto non più rappresentante della legge, in quanto persona squilibrata. Lei dovrebbe essere arrestato. Va bene, bella penina di morte subito, ma così. No, ma lei non può infliggere una pena di morte che non te ne hai. Due pene di morte. Per la prossima vita, anche quando rinasce, merda, sicuramente nascerà. Lascerà sterco di maiale, sicuramente mi vivrà. Credo proprio, ma lei non mi può offendere, mi scusi. Un quarto d'ora lei morirà di nuovo! Ma la finiamo, ma poi scossa! Le... perché io devo prendere la scossa? Il caso di oggi vede, che ve lo dico a fare, l'uomo più bello di questo mondo, eppure di quell'altro, un angelo col catto, un'oasi di bellezza, pace e serenità in questa valle di lacrime vaginali che chiamiamo esistenza, il super Brad Pippatissimo, signori! Fausto! Bravo! Grazie bravo a tutti! Abiliezione, Maslanole! Tutto questo è illegale! Ma cos'è? Ma chi è questo? Onda di Street Fighter? Cos'è successo, caro signore Arcoglione? Una cosa gravissima! Il signore Enfausto-san mi ha trasformato in un cinese, o così. Ma che bravo, che ingegno, ma che cosa? Fantasia. Ma ci dica, come ha fatto a trasformare il signore Arcoglione nel signore Arcoglione? È semplice, c'è un'app per il cellulare. Ma davvero? C'è un'app che trasforma i ciccioni in cinesi? No, funziona solo con il signor Ercole. Insomma, signor Ercoglione, Erculone, di cosa si lamenta? Cosa vuole da questa corte? Sta anche meglio cinese. Ma il mio cinese, voglio totalmente tornare normale, voglio un risarcimento a cinese. E voglio imputatosi alla cosa accisica all'estato e incarcerato secondo Mao. Mi scusi, signor parto anale, non si capisce un cazzo quando parla. E poi, cos'è che non le piace essere cinese? Cos'è, razzista? Uno sporco razzista giallo, Scossa, signor giudice! Oh, questa è musica per le mie narici. Bene, ho sentito abbastanza, questa corte si ritira per pippare. Linea, anzi, riga alla pubblicità! Non ti tira più la R? In effetti ho qualche problema all'articolare, però è come serve. Sei un impotente orale? Beh, impotente è un parolone. Ho solo la R leggermente mossa. Bene, perché da oggi per te arriva il Viagra. Il Viagra che raddrizza la R moscia. Ma cos'è? E potrai dire anche tu: orrore! Orrore! Un ramarro verde su un muro marrone! Ci tornati, il caso di oggi vedeva il bellissimo signor Infausto accusato ingiustamente di aver trasformato il bruttissimo sacco di merda figlio di tante puttane. Silenzio. Dicevo, signor Infausto accusato ingiustamente di aver trasformato il bruttissimo signor Ercoglione in un cinese. Ascoltate le testimonianze, questa corte assolve il signor Infausto per manifesta bellezza. Evviva, giustizia è fatta! Può dirlo forte, signor Infausto, mentre per quanto riguarda lei, signor Erculone, questa corte la riconosce colpevole di cinismo e la condanna alle seguenti pene. Un mese di detenzione in un enorme pentolone pieno di scamorza, merda e ratti morti. Un trattamento di crescina sul cazzo per farlo diventare peloso e incendiarlo con la fiamma ossidrica. Obbligo, silenzio! Obbligo di trascorrere ogni giovedì della settimana con una mano infilata nella fila della signora in giallo fino al 2038. Così è deciso, l'udienza è tolta! No, giusto, se le questo trattamento sbagliato ne me la confronti. Lei fare metto il nale normale. Signor giudice, lo sa dove vanno a mangiare le anatre di Pechino? No, signor Infausto. Al ristorante cinese. Perché Cigno non è anatra. Stai zitto, razzista. No, io cinese. Negro. No, è cinese. Cinegro. Che cosa non ha senso. Ha 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 ha!
Agghiacciante. Voglio io quella pena lì, vorrei passare io il tempo con la mano nella fregna della signora in giallo. Madonna, ragazzi, Marco. Che bello. Tra l'altro credo che ti muoiano le dita, perché sai che lei porta male. Ma tra l'altro sai che lei assomiglia a Paul McCartney, se la guardi bene. È vero, eh? Assomiglia un pelo alla tua mamma, però, eh? No. Come effetti collaterali. Pensa che assomiglia a tuo padre.